Eccoci qua, buon pomeriggio ancora, ben ritrovati in diretta sulle fonti TV. Manca circa mezz'ora alla chiusura dei listini europei e dunque andiamo a vedere come prosegue la seduta. Piazza Affari si ritira dai 26.000 punti, però rimane sui livelli molto alti, 25.998. Questo è naturalmente una performance veramente sostenuta dalle trimestrali sia bancarie che quelli di Pirelli, che sono state veramente ben sopra le attese. Andiamo a vedere intanto i titoli migliori. Questi sono BPER Banco, che guadagna quasi il 10% in una sola seduta, e poi abbiamo anche Banco BPM, che è in rialzo del 7,37%. Poi, per carità, Piazza Affari è estremamente bancocentrica e dunque questa performance già rispecchia naturalmente anche la performance dello stesso indice. Bene anche il comparto automobilistico, non ci sono fra le altre cose quasi titoli sotto la parità, ad eccezione di Amplifon, Nexi e di Azorin, soltanto questi tre. Per quanto riguarda il mercato obbligazionario, lo spread tra il BTP e Bund rimane a 102 punti base, il decennale italiano allo 0,5 e il decennale americano ad 1,29. Questa è la situazione a Wall Street dopo le trimestrali, una reazione soltanto da parte del Dow Jones, che guadagna lo 0,38%, l'S&P 500 rimane sulla parità e il Nasdaq invece cede lo 0,44%. Questi sono i numeri, ancora un'altra volta non farm payrolls sopra le attese a 943.000. Abbiamo anche un tasso di disoccupazione che scende dal 5,9% al 5,4%, e non solo, abbiamo un tasso di partecipazione al 61,7%. Qua siamo veramente leggermente al di sopra delle attese e soprattutto al di sopra del dato precedente. Dunque ne parleremo di questo e tanto altro insieme al nostro ospite Michele Boldrin, economista e professore Washington University, Università Ca' Foscari. Buon pomeriggio, ben ritrovato sulle fonti, anzi bentornato sulle fonti. Buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito, tutto bene, qua fa caldo. Assolutamente, benissimo, oggi una giornata speciale per l'Italia, anche perché si celebra questa grande vittoria dei ragazzi, la staffetta 4%, dopo naturalmente quello che ha fatto Jacobs già ai 100 metri. Noi ne parleremo delle coincidenze un po' più tardi, giusto per non scatenare dal subito. Chiaramente l'effetto Draghi, l'ha già osservato un caro amico economista, è la riedizione, lei forse... è troppo giovane, non si ricorda, quando Prodi venne rieletto, correva credo l'anno 2006, uscì tipo 15 giorni dopo, 20 giorni dopo, alcuni dati positivi, se non mi ricordo, quei piccoli rimbalzi del gatto morto dell'economia italiana, e Prodi disse, lo attribuì immediatamente, quando gli fecero osservare che erano dati precedenti alla sua elezione, lui disse, ma cosa c'entra, ci sono le aspettative, tutti sapevano che avrei vinto, erano tutti entusiasti e quindi l'economia ha cominciato a funzionare. Stessa cosa, si sono allenati bene perché sapevano che Draghi sarebbe arrivato, le piace? Assolutamente sì, assolutamente sì. 5 anni di allenamenti, appunto, anzi 4 e qualcosa in attesa di Draghi. E dunque torneremo. Poi dicono che gli atleti non sanno prevedere, vede, avevano una previsione perfetta, sti ragazzi. Assolutamente sì, si può dire di sì, troppe coincidenze in effetti per non considerarle. Dunque partiamo dagli Stati Uniti e poi torniamo anche alle novità in Italia, perché da oggi c'è appunto il Green Pass e dunque se lei vorrebbe tornare a Ca' Foscari in presenza sicuramente non può farlo senza il Green Pass. Ma prima le volevo chiedere appunto un commento sulla ripresa americana, che è molto pronunciata, molto marcata. Oggi abbiamo visto anche i non farm payrolls, e secondo lei se ci sarà qualche accenno da parte della Fed, anche perché non si possono ignorare questi numeri sia dell'inflazione che del mercato del lavoro? Dunque, sì, la ripresa c'è, molto francamente c'è ormai da... Beh, dipende da come la si vuol vedere. Io l'ho vista addirittura dall'estate scorsa, nel senso che l'autunno negli Stati Uniti è stato... L'estate e l'autunno sono stati periodi di riaperture progressive, in alcune aree entusiaste, in altre meno, ma insomma la tendenza, si vedeva la reazione. Ora adesso c'è questa paura, a mio avviso, francamente, come la precedente, esagerata, del Delta, come vede anche lei, tutti ne discutono. Mi sembra che la tendenza qui sia avanti tutta, vacciniamoci, e come avrete visto ormai quasi tutte le aziende stanno inserendo nei contratti di lavoro, nelle condizioni di lavoro, la vaccinazione, che
se mi permette, una di quelle cose che ho cercato di suggerire anche per l'Italia, cioè lasciare che sia l'impresa, l'agente privato, la contrattazione fra le parti a deciderlo, che tra l'altro creerebbe, a mio avviso, un atteggiamento molto più positivo delle persone. Infatti qua sta avvenendo, per carità, c'è un conflitto, a nessuno piace dover mostrare continuamente il tesserino, però sta avanzando. Sul non far payroll ha detto lei stessa, Fed. Ah, guardi, lì cosa vuole? Io sono di quelli cattivi che lo dicono da qualche anno, si sono incastrati da soli, sia loro che la BCE. Ormai le banche centrali dei paesi occidentali hanno comprato una tale quantità di asset e hanno abituato il mercato a cambiare il portafoglio, nel senso che tutte le volte in cui a qualcuno nel mercato sembra che un asset di un tipo o di un altro all'interno di quelli comprati e venduti dalle banche centrali, vale la pena venderlo, cioè, e sostituirlo con un altro, c'è cioè un'operazione di mercato aperto dalla banca centrale che gli dà in cambio liquidità. Dovrebbero farlo, non tanto per l'inflazione nella Consumer Price Index, ma perché io ritengo che vi siano situazioni di inflazione droga sul mercato finanziario, ma da parecchio tempo ormai è sempre più. Sull'inflazione, sa, non so. Se lei ha guardato, avrete visto tutti che c'era stata questa salita dei tassi a lunga, leggera, no? Qualche mese fa tutti avevano visto in questo il fatto che il mercato cominciava a prevedere inflazione crescente nel lungo termine, da giugno ha cominciato a calare e adesso, insomma, se uno confronta i valori dei tassi nominali sul decennale adesso, quello di pre-pandemia, no? Di cos'è? 2 anni fa. Direi sì, 2 anni fa, luglio del 19, giugno del 19, siamo lontani anni luce, siamo a meno della metà, siamo quasi un terzo, quindi direi che insomma, il problema dell'inflazione a breve periodo neanche io lo vedo, vedo problemi di come si dice in italiano, disruption della chain of value che continuano a esserci, e in particolare la situazione asiatico-cinese è complicata. Ecco, lì le scelte di Xi Jinping stanno diventando sempre più chiare e hanno grosse influenze anche su quello che succede qui. Ecco, invece tantissime aziende già stanno cercando di chiedere a Biden una reazione di riallacciare, ecco, il dialogo Esatto, esatto. proprio con la Cina. Quindi, dunque, alla fine, con i livelli di crescita, insomma, anche di influenza che ha raggiunto la Cina, non si può più ignorare a questo punto. Beh, insomma, in peggio che non si può ignorare chi ha voluto pensare. Guardi, a me Xi Jinping, mettiamolo chiaro, sta antipatico politicamente, anche personalmente. È un personaggio rischioso, è imperiale, mezzo Mao, mezzo imperatore, insomma, ha una serie di difetti. Però non è che noi cambiamo la storia della Cina dicendo brutti cattivi. E la Cina sono 1400, 1500, non sanno neanche loro quanti sono, milioni di persone. In enorme crescita, eccetera. Quindi la richiesta a cui lei fa riferimento è saggissima, non è la prima, vedo che si sono organizzati, nel senso che con la Cina bisogna ragionarci, interagire, evitare l'isolamento, cercare di vedere con le buone, perché con le cattive non è tanto per paura, proprio con le cattive, con i cinesi non vai da nessuna parte. Per ragioni storiche, sono stati menati per secoli, c'hanno qui fermo in gola a tutto l'Ottocento, la guerra dell'oppio, le umiliazioni, la distruzione dell'impero. Ogni volta che un occidentale o anche non un occidentale alza la voce, il cinese, anche se è debole, reagisce e si chiude. Non è nei nostri interessi, è nei nostri interessi. Ecco, la Cina è uno di questi paesi con cui la realpolitik è proprio necessaria, per quanto possa anche moralmente insomma, infastidire. Ecco. Quindi occorre giocarci. Le scelte poi che stanno facendo, alcune sia chiaro, possiamo classificarle come populiste, ma sono di limitazione dei fenomeni di disuguaglianza interni che stavano francamente esplodendo. E questo mi era chiaro, credo, non mi ricordo se l'ho detto con lei, ma con altro, dalle ultime volte che sono stato in Cina, perché era diventato chiarissimo che la loro analisi, per esempio, di quello che succedeva a Hong Kong era la seguente. Ovviamente c'è l'aspetto nazionalista, Hong Kong è nostro, deve stare lì, eccetera, eccetera, l'Occidente, però è tutta colpa del governo di Hong Kong, queste insurrezioni, queste sommosse, perché
perché la diseguaglianza del reddito e della ricchezza sociale è cresciuta, ma non sono riusciti a frenarla, va frenata. Quindi vanno represse le manifestazioni, su quello loro hanno zero dubbio, purtroppo, perché è l'unità del paese. Però la ragione profonda è che bisogna tenere la gente contenta riducendo le diseguaglianze, e quindi è quello che sta facendo. Adesso su questo, se fosse un paese occidentale, potremmo avere cose da dire, no? Sull'interventismo, sul fatto che non c'è molta sicurezza, diciamo così, del settore privato, cioè che il governo ti può arrivare dalla mattina alla sera e fare quello che vuole. Però appunto questa è la Cina, che non è socialista, è un paese imperiale con una certa visione di se stesso. Scusi il sproloquio. No, intanto volevo chiedere un parere eco su, per quanto riguarda eco, la ripresa economica americana. Abbiamo visto anche fortissimi dati dell'Eurozona, ma quanto preoccupa la variante Delta anche, lo chiedo semplicemente a lei, abbiamo visto oggi Microsoft che chiederà vaccinazione per rientro al lavoro dei dipendenti, tantissime altre aziende e colossi del tech hanno rimandato il rientro in azienda al 2022, anche lì ci sono tantissime polemiche, non si chiama naturalmente Green Pass, ma si chiama Covid Pass, credo. Sotto questo punto di vista, e non solo, la CNN addirittura ha licenziato tre dipendenti perché si sono presentati al posto di lavoro fisicamente senza Covid certificate. Dunque, preoccupa la variante Delta o meno? E poi ne parleremo anche di questo Green Pass che ha calpestato, secondo alcuni nostri telespettatori, i diritti umani di base. Ma prima variante Delta. Ma sì, guardi, la variante Delta, posso dirle esattamente come quella iniziale, sembra preoccupare più i giornalisti che il resto delle persone. Ovviamente poi veniamo influenzati, o almeno la grande maggioranza di noi viene influenzata da quei giornalisti, ci raccontano, e quindi preoccupa. Il mio atteggiamento verso la variante Delta è che è altamente infettiva. Questo è l'unico pezzo di evidenza scientifica che abbiamo. Ha una capacità di infezione e di trasmissione molto più alta della media, quindi molto meglio vaccinarsi. Perché? Perché anche se ti ritieni trentenne, sano, eccetera, e probabilmente lo sei, probabilmente potresti prenderla e passarla con un raffreddore o meno, la probabilità che tu contagi qualcuno, nel caso te la prendi, qualcuno di fragile, qualcuno che invece non si può vaccinare perché magari è immunodepresso, qualcuno che ha una cura di tumore o quel che è in corso, o anche magari vaccinato ma 85 anni e 44 malanni, e quindi se lo becca rischia comunque moltissimo, ecco, questa è la ragione, punto fine. E credo molto onestamente, parlando con le persone, da quando sono tornato ho cercato anche di proprio di informarmi sulla situazione, questo è l'atteggiamento dell'americano medio. La scelta delle aziende sul Green Pass, se vuole mi fermo, perché io poi quando mi metto a parlare non vado avanti, la scelta sulle aziende del Green Pass io la ritengo perfettamente ragionevole, ed è una cosa che ho cercato di suggerire nel mio piccolo che si facesse in Italia, non si è fatta perché purtroppo noi facciamo le cose da un punto di vista come dire, centralista, statalista. Se lei ci pensa, c'è una profonda differenza fra la scelta di CNN, di CNN, di CNN e la scelta italiana di imporlo per stare a sedersi nei ristoranti e di imporlo da parte dello Stato. Non so se si nota, ma a mio avviso c'è. Allora, si vede che negli Stati Uniti naturalmente anche le aziende private hanno iniziato ad avere quel atteggiamento, diciamo, molto molto rigido nei confronti del cosiddetto Covid Pass. Poi in Italia forse c'è questo ritardo anche perché gli americani hanno avuto questa possibilità di vaccinarsi già da un bel po' di tempo, poi adesso c'è riluttanza, può essere per tanti motivi, ma intanto segnaliamo che da oggi anche il Green Pass è obbligatorio. Dopo ristoranti, naturalmente piscine, palestre, cinema, stadi e teatri, il governo approva il nuovo decreto che rende obbligatorio l'uso del Green Pass per scuola, università e trasporti, però sottolineiamo a lunga percorrenza. Innanzitutto questo tema ha sollevato veramente tantissime polemiche, tantissimo hate sui social media in particolar modo, che è sempre una cosa molto brutta, però io le chiedo un parere sull'argomento. Lei ha già detto che ha suggerito il Green Pass da tempo, allora a suo avviso che cosa risponde a tutte le persone che dicono io non mi voglio vaccinare perché il vaccino è approvato solo per emergency use e dunque non mi fido perché è una tra virgolette sperimentazione? Allora, ci sono tre argomenti e forse non sono stato chiaro, provo a rifarlo. Allora, punto numero uno, anzitutto, oggi come oggi la percentuale di persone vaccinate in Italia
maggiore della percentuale di persone vaccinate, scusi, negli Stati Uniti. D'accordo? Non di molto, ma è successo. Gli Stati Uniti sono partiti prima, qui c'è una sacca anti-vax, molto più forte che in Italia. Oggi la percentuale è maggiore. Quindi questo è il primo punto. Chi dice le cretinate sulla sperimentalità, eccetera, eccetera, dice delle cretinate, sono bugie. Hanno fatto il gioco di parole, non è stato approvato in via sperimentale, è stato sperimentato. Anzi, questo è il vaccino più sperimentato nella storia dell'umanità. Perché? Beh, perché mi dice our world in data, mi dicono anche i dati statali, che al momento questo vaccino è stato sperimentato su 4 miliardi e 360 milioni di persone. Un clinical trial, come dire, 10.000 volte letteralmente maggiore di qualsiasi altro. Quindi chi continua a insistere su questa sperimentalità è chiaramente in malafede, non c'è alcun rischio. Per quanto riguarda i più giovani, come è ampiamente dimostrato dalla letteratura scientifica, la differenza fra il rischio Covid e il rischio vaccino, che sono comunque infinitesimi in entrambi i casi, comincia a presentarsi intorno ai 12 anni, ma a 12 anni, 16 anni nessuno lo sta imponendo. Punto numero uno. Green Pass, vede, ci sono due cose diverse, completamente diverse. In Italia e nei paesi europei, il Green Pass è cioè la prova di vaccinazione, chiamiamolo così, che è meglio, per l'accesso a certi servizi e a certi luoghi, è imposta dal governo, ok? Indipendentemente dalle scelte individuali, dalle scelte delle imprese. E se devo dire, questo lo ripeto, è vero, io sono in principio a favore del Green Pass, però va fatto bene ed è stato fatto male, perché non puoi metterlo in maniera discriminatoria, non puoi imporlo su tutti i locali di divertimento e di intrattenimento, di tempo libero, adesso, subito, immediatamente, invece imporlo su alcuni uffici pubblici, eccetera, eccetera, fra 2 mesi, perché stai creando delle obiettive ingiustizie e diseguaglianze. Non puoi imporlo fra un po' sui trasporti di lunga durata e imporlo mai su quelli di breve durata, perché sono gli autobus e le metropolitane di città dove ci si contagia di più, non certo la business class del volo di larga distanza che ho preso 8 giorni fa, dove tutti sono vaccinati comunque, dove le aerolinee lo chiedono comunque, dove tutti hanno la mascherina e fanno i bravi e non stanno vicini uno all'altro. Quindi il problema italiano è questo, è di averlo fatto male. La prova di vaccinazione che si sta adottando qui sta avvenendo spontaneamente, non c'è nessun intervento del governo federale. Ci sono università, luoghi di lavoro, aziende, lei ha menzionato CNN, Microsoft, che adottano delle politiche di sicurezza sul luogo di lavoro. Chi è in grado di farlo in accordo con i sindacati, e sarebbe stato il caso. Confindustria su questo in Italia si è mossa bene e gli è stato risposto picche, ha detto introduciamolo, dateci la possibilità di introdurlo anche sul luogo di lavoro attraverso un accordo fra le parti, che io credo è quello che andrebbe fatto. Quindi sono due cose diverse, per cui io capisco che in Italia, anche se esagerano, anche se molta parte politica ne sta facendo retorica e polemica vuota in malafede, io capisco che molte persone, specialmente le più giovani, siano irritate, a dir poco, anche ostili a questa idea del Green Pass imposto così all'improvviso, quando ancora una certa quantità di persone non ha potuto vaccinarsi. Su questo è vero, potrebbero farlo molto meglio. Io credo che sia il caso di rinnovare l'invito a Palazzo Chigi, soprattutto, dove mi sembrano sedere persone razionali, che cambiano il meccanismo del dispositivo, che lo rendano più equo, più efficace e meno arbitrario e meno ingiusto. Però Dunque, serve. ok, quindi giusto per fare la differenza, qua si tratta naturalmente di un Green Pass che viene a livello statale, negli Stati Uniti invece si tratta di ecco, un'azione da parte del corporate world, ovvero delle aziende Anche dal private. ristorante vicino a casa, guardi Sì, che e ci invece sono qua i anche. ristoranti, però glielo dico proprio da esperienza quotidiana, non sono d'accordo dicendo naturalmente noi non vogliamo fare i poliziotti, siamo pagati per fare altra cosa, poi così naturalmente anche intimidiscono in qualche modo i clienti che magari non possono da oggi, chi anche ha fatto un vaccino non può sedersi dentro per dire. Guardi, lo so, e questo purtroppo, se mi permette di aggiungere, è una reazione isterica da parte del ristoratore, però devo dire comprensibile, e se io fossi chi governa farei uno sforzo all'università, chi ha scritto la barra sotto Correga, perché gli è venuto Universista,
se io fossi chi governa, avessi interesse a farlo adottare, perché effettivamente c'è una crescita di sicurezza reciproca se ci vacciniamo ed evitiamo di trasmetterci il contagio fra persone che possono essere a rischio. Ripeto, fra i più giovani il rischio non c'è, ma è una questione diversa. Allora, i ristoratori, tutto il settore ristorazione, hotel, bar, palestre, discoteche, è ovviamente sulle barricate. Perché? Perché da un anno e mezzo pagano il prezzo più pesante dell'attività. Assolutamente sì. E quindi, per quanto possano aver ricevuto ristori, sanno benissimo che se stai chiuso, funzioni male per un anno e mezzo, i clienti li perdi e non ti tornano più, e poi i ristori finiscono. Quindi questa parte è comprensibile. Non è comprensibile che si rifiutino, però da parte governativa ci sarebbe bisogno di dire d'accordo, facciamolo in maniera moderata e soprattutto, ripeto, lasciarlo. Non riesco a capire perché non si possa, nel paese chiamato Italia, lasciare all'iniziativa individuale. Siccome, guardi, la grande maggioranza delle persone che vanno ai ristoranti e che escono, eccetera, sono in realtà persone come lei e me e hanno bisogno, hanno voglia di stare protetti e sicuri, no? Lo chiederei io stesso a un certo punto all'amico ristoratore: ascolta, ma controlli che la gente sia vaccinata o meno, se no faccio a meno di andare. E lo sceglierebbero loro e diventerebbe molto più facile da adottare. Io sono sicuro che se glielo lasci fare, siccome si renderebbero conto che lo fanno per i dinderi, ok, i ristoratori, dico i ristoratori perché è uno di quei locali che frequento, molto probabilmente direbbero: guarda, per quando prenoti fammi sapere se ce l'hai o se sei vaccinato o meno. Io sono di questa opinione. Questo meccanismo dell'imposizione ovviamente genera la reazione che stiamo vedendo, che è dannosa e che porterà a classici, come dire, sceneggiate italiane, game pass falsi, liti, cause, vigili che arrivano all'improvviso, svuotano il locale, tutte cose che fanno solo danno. Io così la vedo, però voglio dire, non è una questione di cui uno è esperto, capisci? Cioè, io sto usando un po' di senso comune, non è che ho studiato, non credo nessuno abbia la scienza di come convincere le persone a vaccinarsi. No, assolutamente no, soprattutto quelle un po' più riluttanti. Intanto vorrei tornare sull'argomento scuola, perché è molto importante. Anche negli Stati Uniti stavo proprio citando il fatto che il vaccino sia stato approvato solo per il cosiddetto emergency use. Questa è stata anche l'argomentazione degli stati per la quale non hanno obbligato gli studenti, soprattutto i minori, di non vaccinarsi. Immagino che ha a che fare anche con le scelte di governo italiano. Allora, anche lì, allora, i test si fanno per tipi demografici. Il vaccino, le aziende che lo producono stesse, i laboratori che l'hanno prodotto, i ricercatori che ci sono dietro, hanno detto sotto i 12 anni, siccome ci sono delle reazioni possibili che non abbiamo ancora studiato, su cui abbiamo evidenza, non chiediamo l'approval. Adesso su alcuni lo stanno facendo test, eccetera, eccetera. Quindi, anzitutto, la questione dell'età è questa, ed è standard, tra l'altro. Chiunque usi anche la più banale medicina sa benissimo che, diciamo, le medicine sono indicate, sia le posologie sia la tipologia della medicina, a seconda dell'età. Quindi non c'è nulla di strano che ci sia questa variante d'età. Non c'è nulla, però ripeto, l'uso della parola approvazione in via sperimentale è scorretta. È un'approvazione rapida in via straordinaria per la situazione di emergenza, che è diverso. Hanno semplicemente fatto con estrema rapidità le procedure di testing che normalmente si fanno in un tempo più ampio, e si sono presi il rischio, essendo piuttosto sicuri della qualità del risultato, di cominciare a produrre, a fare le cose in parallelo invece di farle in sequenza. Quindi la produzione, eccetera, a rischio, molte aziende l'hanno iniziata prima che avvenisse la prova. Però guarda, me ne sono appena finito un articolo per il Cato Journal sull'argomento. Le affermazioni sul fatto che siano stati testati meno del solito sono assolutamente false, e qui c'è un errore anche degli stati nelle reazioni isteriche ad alcuni dei casi di trombosi o di miocardia che ci sono, ma sono infinitesime in percentuale, non hanno valenza e sono del tutto analoghe a quelle di medicine che le persone prendono tranquillamente, che i medici consigliano tranquillamente. Purtroppo, attorno a questa questione del vaccino Covid,
si è creata sia per l'atmosfera di terrore che i media hanno creato l'anno scorso, la mitologia, a una discussione perfettamente irrazionale. Io non so più come girarla, è una discussione perfettamente irrazionale, perfettamente irrazionale. E dunque concludiamo il nostro intervento con una domanda importante: c'è una correlazione tra la performance della nazionale italiana che ha vinto gli europei, Jacobs ha vinto i 100 metri, ora veramente i social media stanno esplodendo perché la nazionale italiana ha vinto i 4%, Jacobs dice sul tetto del mondo, su Twitter ripartiranno di nuovo i diversi commenti, quindi c'è una correlazione tra Draghi Premier e Italia che veramente va oltre tutti i record o meno? La correlazione c'è. Ora la parte interessante sarà provare la causazione. Avevamo iniziato la trasmissione dicendo che probabilmente il mondo atletico italiano, avendo una capacità di previsione perfetta e sapendo già nel 2017, 16, 18 che Draghi sarebbe diventato premio, hanno cominciato a allenarsi, a prepararsi molto più seriamente del solito per avere questo risultato. Ecco, questo mi sembra la spiegazione ovviamente più scientifica a disposizione, però il mio amico Riccardo Puglisi di sicuro ne avrà uno migliore per far scatenare follie dei social. Assolutamente sì, ecco, abbiamo chiarito anche questo punto di domanda abbastanza importante. È un classico caso delle aspettative, vede, un po' come l'inflazione, si ricorda, no? I tassi vanno su perché si aspettano l'inflazione. Gli atleti sono allenati bene per far contento Mario Draghi perché se lo aspettavano 3 anni dopo. Si aspettavano anche la sua chiamata, senza alcun dubbio. Intanto lei si aspetta un altro titolo del Washington Post che gli atleti italiani sono doppati? Bah, guardi, il Washington Post, come dire, e molti giornali provano che tutto, da questo punto di vista tutto il mondo è paese. Quando arriva lo sport alla bandierina non riescono a contenersi, cicca il gnegne, il fastidio di aver perso è incontrollabile, porta a scrivere. Ma d'altra parte in Italia avete una variante cialtrona del Washington Post che, se non sbaglio, sono 2 settimane che fa di meglio, si chiama Fallo Quotidiano, no? E se non erro, io non lo leggo, ma gli amici mandano continuamente piccoli che pubblica cretinate e manifestazioni di rabbia a tutti i giorni, quindi insomma è straordinario. Forse bisognerebbe far sapere a Travaglio e Company che il Washington Post è di Bezos, dell'odiatissima Amazon, eppure reagiscono nella stessa maniera. Ottimo, abbiamo chiuso anche questa polemica, grazie mille. Michele, no, non è polemica, scherziamo, perché questo è veramente un coso che bisognerebbe scherzare. Cioè, no, assolutamente sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Grazie mille, Michele Boldrini, economista, professore, grazie. Washington University, CA del Foscari, grazie, alla prossima occasione. Arrivederci. E dunque andiamo a vedere la chiusura di Piazza Affari dopo, ecco, i record degli atleti italiani, senza, a parte gli scherzi, questi sono record assoluti, 38 medaglie per l'Italia per il momento. Il FTSE MIB si ritira dai 26.000 punti proprio a 2 minuti dalla chiusura, però chiude in rialzo di 325 punti, ovvero 1,27%, il DAX di Francoforte lo 0,14% di rialzo, il CAC RAN di Parigi guadagna lo 0,62%. Vediamo insieme di nuovo i titoli migliori a Piazza Affari, che naturalmente si inizia senza alcun dubbio dal comparto bancario. Eccolo qua, BPER Banca più 10% di rialzo al primo posto, secondo posto va per il Banco BPM 6,94% di rialzo e Pirelli che guadagna poco più del 6,84% e dunque quasi un rialzo del 8% per Pirelli, in scia anche delle trimestrali, da non dimenticare Unipol che guadagna quasi il 3%. In chiusura sul fondo invece rimangono Diazorin, Amplifon, Nexi e Moncler. Moncler cede 0,5%, Diazorin 1,45%. Per la chiusura di questa giornata lo spread si attesta a 102 punti base, il decennale italiano allo 0,5% e il decennale tedesco a meno 0,45%. Invece l'indice del dollaro continua a rafforzarsi e di conseguenza in calo ulteriormente l'euro dollaro, attualmente ad 1,1761. Questo era tutto da parte nostra, grazie mille come sempre per averci seguiti, buon proseguimento e ci rivedremo in diretta lunedì a partire dalle 9 del mattino.